divina misericordia che abbiamo imparato ad amare, che abbiamo imparato a far entrare nella nostra vita e che ci riporta all'immagine di un quadro che ormai ci è diventato familiare. Noi quest'oggi, ed è un'esclusiva assoluta per TV 2000, vi porteremo lì dove tutto è iniziato, lì dove Suor Faustina ha immaginato questo quadro dettato direttamente da Dio. Ma per un momento permetteteci di fare una sosta a Medjugorje con il nostro David Murgia. David, ciao, buongiorno. Lucian, grazie. David, è una parentesi quella che faremo a Medjugorje per un solo motivo. Sono giorni in cui si sono susseguite alcune notizie, c'è il via libera definitivo, tutto a posto, tutto ripianato. In qualche minuto, semplicemente un approfondimento su questa questione. Cosa è successo di nuovo e invece che cosa c'è da sapere? Allora, è successo di nuovo che il vescovo delegato con inviato speciale del Santo Padre a Medjugorje ha detto sostanzialmente che i pellegrinaggi adesso non sono più vietati. C'è da dire che non sono stati mai vietati effettivamente, cioè cos'è che ha sempre detto sia la Congregazione della Dottrina della Fede e prima ancora la Conferenza Episcopale Jugoslava. Diceva sempre sostanzialmente che erano vietati i pellegrinaggi se per pellegrinaggio intendiamo la conferma di quello che accade lì. È chiaro che a Medjugorje, i fenomeni che accadono a Medjugorje sono ancora in corso e pertanto sono al vaglio, non ci sarà mai un pronunciamento, sì, sono veri, ci sarà soltanto, questa è l'intenzione del Santo Padre, una cura pastorale in quei luoghi. Cura pastorale perché ci fa capire che comunque non c'è l'insensibilità nei confronti, anzi, come si fa, anzi, come si fa, anzi, come si fa. Da parte della Chiesa c'è tutta la preoccupazione affinché si decida, si arrivi ad un chiarimento di tutto questo, fermo restando che sulla efficacia per l'anima di chi si avvicina a Medjugorje non è stato mai messo in discussione nulla. Assolutamente. Lì c'è fede, c'è preghiera. Io sono stato, come ben sai, due volte, abbiamo visto, abbiamo approfondito, ed è, ha detto anche il Santo Padre in conferenza stampa in aereo da ritorno a fa, è innegabile i frutti spirituali che ci sono a Medjugorje. Però una cosa sono i frutti spirituali, una cosa sono i presunti fenomeni che stanno lì accadendo. Perfetto. E lì soltanto dopo che saranno conclusi la Santa Sede dirà se sono autentici o meno. Questo per fare chiarezza, ma forti anche da una serie di pressioni, come dire, di interessi da parte dei fedeli. Volevamo fare questo chiarimento e ce l'abbiamo fatta. Vi portiamo nei luoghi della fede, della devozione, della Divina Misericordia. Luoghi che per una volta però non ci portano dritti in Polonia, bensì a Vilnius. E guardate esattamente, guardate bene queste immagini, perché il viaggio che stiamo per intraprendere è la prima volta che viene fatto in televisione. E ringraziamo David Murgia per aver scelto noi. Andiamoci. Perché andiamo in Lituania? Andiamo in Lituania per raccontare la storia incredibile di un volto, che è il volto del dipinto della Divina Misericordia, che erroneamente tutti pensiamo sia quello custodito in Polonia, a Cracovia, dove è morta Suor Faustina. In realtà le cose non sono andate esattamente così. Questo nulla toglie ovviamente al valore artistico, infatti, al valore devozionale di quello che succede. Questa è una precisazione importantissima. L'immagine, le immaginette anche del Gesù misericordioso, esatto, a cui siamo abituati, che non è questo che stiamo esattamente vedendo, sono delle immagini sacre in cui noi riconosciamo il sacro, poi dopo siano una riproduzione lo scopriamo adesso, esatto, ma il valore con il quale ci accostiamo rimane assolutamente integro. Il vero volto della Divina Misericordia è quello che stiamo vedendo, tra l'altro è anche, poi vedremo, sovrapponibile alla sindone, ma questo è un altro discorso. È un'icona, attenzione, quindi non è un dipinto, è un'icona. E questa è l'unica immagine che Suor Faustina ha visto e ha concorso alla sua pittura. Cioè, quando Suor Faustina viene mandata, siamo all'incirca nel 1933, viene mandata dalla superiora, perché malata, viene mandata a Vilnius, in Lituania. Perché a Vilnius? Anche questo è curioso. Perché tutto questo accade a Vilnius?
Vilnius è considerato oggi il centro dell'Europa, il cuore dell'Europa. Quindi l'immagine vera della Divina Misericordia deve essere fatta dove? Nel centro dell'Europa. Sor Faustina viene mandata a Vilnius lei incontra un altro incredibile personaggio che sarà poi il suo confessore, Michele Sopočko, a cui confiderà tutto quello che le accade, cioè tutti questi fenomeni mistici che lei afferma di avere, vengono poi trascritti, raccontati a Don Michele, che le consiglia di scriverli nel diario. Qui arriva il punto vero. Gesù le appare e le dice, dipingi questa immagine così come mi vedi. Lei non è una pittrice, non sa come fare e addirittura ha delle titubanze, dice no, non voglio farlo, non sono in grado. Nuovamente dai suoi diari sappiamo che il Signore le si ripropone dicendo guarda che sarai responsabile tu personalmente se non fai dipingere questa immagine. Comincia a parlarne con Don Michele ed ecco qui la storia. Don Michele, sotto dove abita c'è un pittore, ateo, Kazimierowski si chiama. Viene convinto a realizzare questa immagine, addirittura Don Michele poserà come modello e in 6 mesi viene dipinta. Questo quadro. 6 mesi ci fa capire che ci è voluto un tempo lungo. Tutti i giorni attenzione. Sor Faustina andava lì, infatti nell'originale che ho potuto visionare a Vilnius ci sono moltissime cancellature, perché non piaceva il quadro a Sor Faustina all'inizio, diceva no, non è lui. Non piaceva esatto. Perché non era somigliante esatto, alla visione che lei aveva. E quindi il pittore poveretto, con grande pazienza, dicono alcuni critici, per 6 mesi, tutti i giorni, insieme a Sor Faustina e Don Michele, hanno realizzato questo dipinto. E fin qui la storia del dipinto. Che succede? E questa è la cosa più commovente e bella di questa storia. Succede che la storia di questo quadro si allunga attraverso un filo, ed è un filo veramente della provvidenza, perché si attorciglia intorno ad una sorta di spy story in cui c'entrano dentro dittature, regimi totalitari, 2 donne, anzi 4 donne coraggiose che salvano questo quadro. Una volta fatto il dipinto, Don Michele lo prende e se lo mette in casa. Lo tiene nascosto. Perché lo tiene nascosto? Perché ancora oggi noi diamo per la seconda guerra esatto, mondiale, e poi noi oggi diamo per assodato il concetto di Divina Misericordia. Allora, certo, negli anni 30 certo, non era così, certo. Quindi cioè, anche insomma, ci voleva un po' di tempo per capire di cosa effettivamente parlavamo. Questo quadro viene preso nascosto e a casa di Don Michele e poi finalmente viene esposto per la prima volta. Si racconta nella Porta dell'Aurora, che è la porta della città di Vilnius. Si racconta che Sor Faustina e Don Michele hanno pianto. Perché è stata la prima esposizione pubblica del culto a questa immagine. Dopodiché comincia la prima invasione russa. La prima invasione russa voleva dire sistema ateista voleva dire la trasformazione di tutte le chiese in veri e propri magazzini. Miracolosamente questa immagine però, forse anche per il suo non era ornata da ori, viene lasciata in pace. Finisce, come dire, l'ombra rossa, arriva l'ombra nera, arriva il nazismo, sempre in Lituania, e anche lì si cerca, si prende, si nasconde, e grazie a 2 donne che di notte vanno in questa chiesa trasformata in un magazzino, la chiesa di San Michele, riescono a convincere il custode, se lo comprano con una bottiglia di vodka, prendono questa immagine, la arrotolano e se la portano in soffitta. Questa immagine... E hai fatto molto bene a dire la differenza tra dipinto e icona. L'icona è una diretta espressione, ovviamente, comunque, di un'ispirazione divina. Ha un'ulteriore particolarità. Vi chiedo la consueta attenzione perché quanto il Vescovo di Vilnius ci ha rivelato è qualcosa non solo di commovente, ma che... Era emozionato anche quando lo raccontava. Estremamente richiede una riflessione importante, questo sia per i credenti che per i non credenti. Andiamoci, ancora ai confini del sacro, dammi un minuto. Quando si mette il sindone accanto dell'immagine, le fotografie del sindone accanto dell'immagine della faccia di Gesù nel questo quadro, con una riduzione di 25%, sono identici. In effetti, se proviamo a comparare questa immagine con la Sacra Sindone, con tutte le cautele del caso, questa sembra coincidere perfettamente. Occhi, naso, bocca e volto dell'immagine della Divina Misericordia sono sovrapponibili in modo sorprendente con il Sacro Lino, come se fossero il positivo e il negativo di una stessa fotografia. Forse è esattamente questo il volto di Gesù di cui ci parla quel lenzuolo? Sono questi gli occhi con cui la sindone ci interroga? Davide, non finisce qui. Ti fermo un momento, attenzione a una cosa importante.
Io vorrei un attimo puntualizzare che stiamo parlando di tempi durissimi, tempi di guerra. Suor Faustina ha una vita anche difficile, perché non, lo sappiamo certo. Ormai tutti cosa quelle divine rivelazioni hanno provocato, quanto ha dovuto pagare, il prezzo altissimo che ha dovuto pagare anche personalmente per diffondere quel messaggio. Diciamocela chiaramente, non c'era neanche l'idea di andarsi ad ispirare alla sindone, che forse non era manco arrivata lì. Questo lo dico per ulteriore chiarezza. Con tutte le cose del caso, questa è una prova, un esperimento che ha fatto l'arcivescovo di Vilnius, e secondo me ci sta tutto, anche perché poi paradossalmente è impressionante. Non finisce qui la storia, perché finito queste due donne, per il caso, una polacca e una lituana, che salvano questa immagine, la portano in soffitta, vengono arrestate e portate in Siberia, proprio per questa immagine. Miracolosamente, grazie ad un'amnistia, mai accaduto, vengono liberate, ritornano e si riprendono cura dell'immagine. Nel frattempo l'immagine non era più sicura a Vilnius, viene presa e quindi è trasportata di notte a Nova Ruda, in Bielorussia, confinante con la Lituania. Anche lì, miracolosamente, è in una piccola chiesa, molto piccola, veramente quasi di campagna, e rimane lì questa immagine. Arriva la seconda invasione russa anche in Bielorussia, il quadro, grazie ad una scala senza pioli, rimane appeso in alto. Cioè, le cronache del tempo raccontano delle persone che dovevano trasformare questa chiesa in un magazzino, vedono questa immagine, noi abbiamo trovato le foto del tempo, cercano, mettono la scala per poterla togliere e bruciare, hanno una scala che non ci arriva e quindi lasciano lì. E lì rimane per 20 anni, non rimane per 5, rimane per 20 anni, miracolosamente lì, questa immagine. Finisce il comunismo, il culto, diciamo, torna, il cristianesimo torna a essere professato, dove il quadro deve ritornare nuovamente a dove è stato dipinto, a Vilnius. Anche qui due donne, una fa una copia e la lascia appesa, l'altra di notte la prende e la porta nuovamente a Vilnius, dove lì resta, in questo piccolo santuario costruito per l'occasione, proprio il santuario della Divina Misericordia. Senti Davide, quando tu sei arrivato lì, queste sono tutte indagini appunto che hai fatto portandoti su questi luoghi, che attese hai trovato? La gente è consapevole di quello che è? È come dire, non toccate la Divina Misericordia, Divina Misericordia è Lituania, la Divina Misericordia è per il mondo, ovviamente, ed è Lituania. Questa è la storia di questa immagine. Perché abbiamo quell'altra immagine a Cracovia? Semplicemente per questo fatto. Quando è stato nascosto il dipinto a causa dei regimi totalitari, sia comunista sia quello nazista, Suor Faustina, dopo aver dipinto, dopo aver visto che l'immagine era pronta, torna a Cracovia, dove morirà. Morirà giovanissima, solo a 33 anni. Sei anni dopo la morte di Suor Faustina, un altro pittore, Adolf Hila, per un voto che ha fatto, perché è riuscito a scampare dalla guerra, decide sull'immagine, come modello questa immagine, di realizzare quello che oggi noi conosciamo erroneamente come il volto quindi della Divina Misericordia. Quindi liberamente ispirato, sì, esatto, ma esatto. Quindi c'è del vero, questo lo dico perché Dio non voglia dare messaggi sbagliati in questo senso. Assolutamente. Torniamo a Suor Faustina, al potere della sua scrittura, diretta emanazione, io lo voglio dire perché soltanto leggendo i diari si capisce che quello non è opera umana, c'è poco da fare. Torniamo proprio a quei diari che tu hai sfogliato per noi, proprio lì. Andiamoci. Quello che sappiamo di lei lo dobbiamo a questo diario della misericordia. Nel 1935, infatti, il suo confessore, Don Sopocco, le consigliò di annotare in queste pagine tutto quello che le accadeva, visioni ed esperienze soprannaturali. Il diario di Suor Faustina è una piccola perla nella letteratura mistica, ma non è stato facile scriverlo. Suor Faustina l'ha scritto tra i suoi compiti, nel cosiddetto tempo libero, ma non ne aveva molto. Lo scriveva di nascosto dalle consorelle. E solo i suoi superiori
e i suoi confessori sapevano del diario. È stato per lei un grande sforzo, ma sentiva nel cuore, e non solo sentiva, lo faceva su esplicita richiesta di Gesù, che le chiedeva che tutta l'umanità attraverso le sue esperienze potesse conoscere la misericordia divina. C'è un'altra donna che ha dedicato, sta dedicando la sua vita anche alla diffusione di questi diari, perché ha conosciuto in prima persona la Divina Misericordia, ed è Claudia Coll, che noi ringraziamo. Claudia, devo dire che il racconto di questo quadro ha veramente quel sapore di eterno e quel sapore di Dio che tu hai scoperto un giorno imbattendoti anche nei diari di Santa Faustina. A chi non avesse mai letto una pagina di questi scritti, che cosa regaleresti come emozione, come sapore, come intensità? L'avevo preparata senza saperlo. Vedi, vabbè, si chiama provvidenza per chi crede. Perché il diario di Santa Faustina mi ha confermato, ho trovato dei passaggi proprio della mia esperienza con la misericordia di Dio e mi ha rafforzata nel cammino, quindi è un riferimento la spiritualità della Divina Misericordia per conoscere e per amare meglio il Signore. Quindi io sono grata a Santa Faustina che ha dedicato la vita a Dio e ha detto di sì alla volontà di Dio. Questa pagina voglio leggervi. Il Signore mi ha detto: non deve interessarti per niente come si comportano gli altri. Tu comportati come ti ordino io. Devi essere una mia copia vivente tramite l'amore e la misericordia. Risposi: ma Signore, abusano spesso della mia bontà. Non importa, figlia mia, non te ne curare. Tu sii sempre misericordiosa con tutti e specialmente con i peccatori. Finisco? Posso andare avanti? In questo giovedì, mentre si faceva l'adorazione eucaristica, il Signore mi disse: desidero che tu penetri più a fondo nel mio spirito e tenga presente che sono mite e umile di cuore. Questa mattina sono venuti alla porta del convento 5 disoccupati che volevano entrare a tutti i costi. Ero ancora abbastanza lontano dalla porta e già mi giungevano i loro forti colpi. Improvvisamente ho udito una voce nell'anima: va e apri la porta e parla con loro con la stessa dolcezza con la quale parli con me. Ho aperto subito la porta e mi sono avvicinata al più minaccioso e ho cominciato a parlare con lui con una tale dolcezza e serenità che loro stessi non sapevano più che fare. E hanno cominciato anche loro a parlare con gentilezza e hanno detto: se il loro convento non può darci lavoro, non c'è niente da fare, e se ne sono andati in pace. Ho avvertito chiaramente come Gesù, che un'ora prima avevo ricevuto nella Santa Comunione, abbia agito sui loro cuori servendosi di me. Che gran bene è agire sotto l'ispirazione di Dio. Forse è la sintesi davvero dell'esperienza della Divina Misericordia, Claudia, che forse il rischio di parlarne troppo fa perdere l'attualità ma anche la concretezza della Divina Misericordia. Quando tu l'hai conosciuta, poi Claudia hai deciso, hai capito che non potevi tenertela per te. E allora da quel momento nella tua vita è arrivato un viaggio nella Divina Misericordia e hai cominciato anche a parlarne, a raccontarne alle persone. Che idea ti sei fatta di Suor? La tua personale idea di Suor Faustina qual è, Claudia? Dopo averne studiato, averne raccontato in tutti i modi. Ma è una grande donna che ha saputo dire di sì al Signore come Maria. Ha fatto la volontà di Dio fino in fondo, soffrendo anche tanto, accettando anche di soffrire, ma amando alla follia il Signore. Quindi si avverte leggendo il diario che è una relazione d'amore con Dio. Quello che volevo comunicare attraverso la lettura di questa pagina è che la misericordia ricevuta non si può non donare agli altri, perché è una carica d'amore che ti spinge verso l'altro.
e più vai verso l'altro, più ami l'altro, più incontri l'altro, più il Signore ti dona amore nel cuore. Quindi, diciamo, è un dinamismo d'amore. Claudia, questo dinamismo d'amore si attua in cose concrete. Sì. Tu hai messo in piedi, grazie, insomma, anche a chi ha capito che questa misericordia non si può interrompere, anche delle iniziative così semplici, eppure così importanti, che lasciano anche un po' a bocca aperta. Io penso alla lavanderia per le persone che non hanno un tetto. Nessuno di noi ha mai immaginato cosa significhi tenere addosso gli stessi vestiti per giorni e giorni e forse per mesi. E permettimi un'immagine forte, nessuno di noi ha mai pensato a cosa significhi prendere questi panni e poi lavarli. Colomba Express è diventata anche questo punto di ritrovo, prima ancora forse che fosse deciso di fare tante altre iniziative anche a livello del Vaticano, eccetera. Come ti è venuto in mente tutto questo? Come, posso farti una domanda brutale, come fai a prendere questi panni e a lavarli? Come si arriva a questo amore così assoluto che va oltre quello che noi immaginiamo? Intanto ci sono tanti volontari, come che appare vediamo, anche qui in foto. Per dire ancora una volta che è qualcosa che contamina, non si riesce a frenare. Ci sono tante persone, ecco, grazie a questa signora che ha voluto, diciamo, ricordare il marito e il fratello defunti, che si è sviluppata quest'opera. Bellissimo. Perché ha fatto una donazione. Io, andando semplicemente a fare servizio con la Croce Rossa, con un amico, in una zona di Roma un po' così abbandonata, dove c'erano i senza fissa dimora, ho capito che c'era l'emergenza pulizia, non solo portare il pranzo ma anche aiutarli a lavarsi, e quindi appena la signora mi ha espresso il desiderio di fare un'opera di bene, ecco, ho chiesto al vescovo Don Guerino di Tora, che è il mio vescovo, di appoggiarmi in questa iniziativa, e quindi lui mi ha diciamo, ha creduto in questo, mi ha fatto conoscere Don Cristian Prestiani della parrocchia di Fidene, Santa Felicita e Figli Martiri. Insieme è nata questa Colomba Express, che è la colomba che vuol dire la colomba della pace, che porta anche pace, perché Gesù a Santa Faustina dice: l'umanità non troverà pace finché non confiderà nella mia misericordia. Quindi nella lavanderia c'è una grandissima immagine di Gesù misericordioso, che vuole proprio dire l'amore misericordioso che accoglie tutti, portando pace, perdono, riconciliazione. Quindi iniziamo la giornata facendo la lettura del Vangelo del giorno, della prima lettura della Santa Messa, e poi Don Cristian fa una piccola meditazione, però portandola nel quotidiano. E poi iniziano le docce, la lavanderia, quindi le persone quando si lavano si cambiano i vestiti, e noi gli diamo vestiti il più delle volte nuovi. Questa che è una grossa fatica per noi, no? Poter provvedere, però io credo al vestito della parabola del padre misericordioso, il padre che va incontro al figlio e gli dà il vestito più bello. Allora loro sono da amare, ecco, di un amore forte, intenso, che si dimostra anche concretamente. È una differenza che hai fatto bene a sottolineare. Non sono pezze, prego, dai. Proprio su questo che diceva Claudia, vedi, poi alla fine il cristianesimo non è una bella teoria, non è una bella idea. Parole, certo. No, è molto concreta la cosa. Cioè, io mi chiedo sempre cosa sarebbe il mondo senza tutte quelle opere caritatevoli che il cristianesimo fa gratuitamente. È vero. No, questa abbiamo l'ultima cosa, sempre per tornare a Sor Faustina, ecco, parlavo insieme a Zwiewicz, che ovviamente abbiamo interpellato per ex vescovo ormai emerito di Cracovia, che ha conosciuto la storia ovviamente di Sor Faustina, e lui mi diceva due cose. La prima cosa, io gli chiedevo: ma perché il culto a Sor Faustina e alla Divina Misericordia, perché Sor Faustina è stato così osteggiato? Lui mi diceva: guarda, è stato osteggiato un po' dai gesuiti, questa cosa molto curiosa, senza una toglia di gesuiti ovviamente, perché temevano, tra virgolette, che ci fosse concorrenza con la devozione al Sacro Cuore. Allora pensavo: Dio, quale delle due? È la stessa identica cosa, ovviamente cambia nel tempo. E l'altra cosa bella e commovente è che Sor Faustina è l'apostola della Divina Misericordia,
Il secondo apostolo è Giovanni Paolo II, quello certo. che ha dato il culto. Non dimentichiamo mai che l'istituzione della Domenica certo, della Misericordia, della festa esatto, della Divina Misericordia... E il terzo apostolo della Divina Misericordia chi è? È Papa Francesco, certo. il Giubileo della Misericordia. Cioè tutto torna in modo provvidenziale. È impressionante, tutto parte da un secolo, da un buio, esatto. da un tempo terribile e ci riporta però alla grande luce, che, se vogliamo, anche che esiste tuttora nei luoghi che conservano cara la memoria di Santa Faustina. Vi portiamo per la prima volta nella sua stanza, andiamoci. Qui è stata realizzata l'immagine della Divina Misericordia. L'immagine è finalmente dipinta, ma Sor Faustina non è molto convinta. Il quadro è bello, ma non è esattamente quello che voleva e ne è dispiaciuta. Ecco cosa appunta nel suo diario. Chi può dipingerti bello come sei? All'improvviso udii queste parole. Non nella bellezza dei colori né del pennello sta la grandezza di questa immagine, ma nella mia grazia. Quello è il luogo in cui viene appeso e apposto per la prima volta. No, dove viene realizzato. Realizzato pittura, proprio fisicamente. È diciamo la bottega la per bottega un certo dell'artista, senso. Di Gazimerowski, esatto. Claudia, abbiamo rivisto l'immagine, però tutti noi abbiamo comunque stampato il Gesù misericordioso. La prima volta che tu ti sei accostato a questo Gesù, che cosa hai pensato, cosa hai vissuto? Allora Lucia, io ho una storia particolare, perché quando sono andata a cercare di riscrivere la mia vita, il mio percorso anche spirituale, ho scoperto che nella scatola delle lettere d'amore di quando ero bambina, no, ragazzina, le prime cartoline, le prime lettere, c'era un pacchetto di immagini di Gesù misericordioso. Oddio, questo non ce l'hai mai raccontato. Non ve l'ho mai detto, mai, questo. Mai. E per me fu una conferma, io non lo ricordavo di averla già vista questa immagine, però l'avevo conservata ed era proprio un pacchetto di santini, quindi vuol dire che il Signore aveva un progetto già prima ancora che io Pazzesco. Mi perdessi e diciamo in qualche modo poi lo ritrovassi. La potenza di questa immagine io l'ho sperimentata in Africa, perché io ho cominciato a diffondere anche l'immagine di Gesù misericordioso proprio credendo in questa promessa che Gesù ha fatto a Santa Faustina, che già l'immagine opera nel cuore delle persone e lo muove a lui, verso di lui. E ricordo che ero in Congo e distribuivo questa immagine e un ragazzo l'ha guardata e poi ha detto no, io la metto in tasca perché mi vengono in mente i miei peccati. Quindi diciamo, ho sperimentato, così come in Congo la relazione fra cattolici e protestanti è molto più semplice. Sì, sì. E allora loro partecipano alla celebrazione della Santa Messa, ma non si comunicano. E quindi io durante la celebrazione in foresta, una diciamo bellissima celebrazione proprio con i poveri della foresta del Congo Brazzaville, mettevamo le immagini di Gesù da regalare ai capi villaggio, così per diffondere anche l'immagine, e questa immagine era amata e ricercata anche dai capi villaggio protestanti. Questo per far capire quello che hai detto tu, sei venuta all'inizio e hai detto è qualcosa che va messa in circolo e diventa veramente così, è una condivisione di misericordia che evidentemente non può restare confinata in certi ambiti, in certi luoghi. David, sei uno che ha a che fare con una dimensione, quella purtroppo a volte non piacevole dell'umanità, a te dobbiamo tante inchieste anche sul paranormale, tante cose, anche di abusi che si fanno della fiducia dell'uomo. Ti sei commosso a tutto questo, per sì, una volta sì. questo cuore, non perché tu sia un cuore indurito, perché ma sei anche molto freddo nell'analizzare le cose. Che cosa ti ha dato tutta questa visita, questo incontro? Vilnius, la Lituania, un posto incredibile, un posto pieno di fede, ma soprattutto quello che mi ha commosso è che alla fine un quadro così che ha cambiato veramente il destino del mondo, no? Se penso alla misericordia, ha cambiato veramente il destino del mondo, è stato salvato da chi? Da quattro persone molto semplici,
Alla fine, ecco, viene in mente il Vangelo, no? Ti ringrazio perché hai rivelato queste cose piccole e non ai grandi. Bellissimo. No? E questo è accaduto. Ai confini del sacro questa sera, domani sera, sabato, attenzione, alle 22:20, mi raccomando. Ma accendete il televisore un po' prima, tra l'altro poi ci sono tantissimi programmi da vedere. Claudia, sono pochi secondi, che possiamo fare per Columba Express? Aiutatemi, perché sono tante, tante le necessità. E questo vale tutto, il tuo sguardo, sì, vale tutto. Sì, eh? Sì, raccolgo tante lacrime da parte di uomini che vivono per strada, molti separati, molti che fanno fatica anche ad andare a rivedere i figli perché si vergognano, e quindi per esempio lo sforzo che stiamo facendo è quello di comprare regali di Natale, ecco, per i figli di queste persone, perché possano incontrarli senza vergognarsi. Il quartiere Fidene, la borgata Fidene si diceva un tempo, Santa Felicita e Figli Martiri. Non vi dimenticate di Colomba Express, di Claudia Colle e della Misericordia. Grazie Claudia. Grazie. David, grazie di cuore. Grazie. Ma il potere delle donne quando incontrano Dio è un potere senza confini. Sta per arrivare Padre Lotti con la figura di una grande santa, Santa Edelgarda. Una puntata tutta speciale quest'oggi. A dopo. Grazie Claudia Colle, grazie David Murgia.